Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Osa essere tenero. Diceva Totò, l'educazione è come una camicia bianca, non passa mai di moda. Queste parole dovrebbero diventare un mantra per chi si appresta a formare una coppia o per chi lo è già. Non so per quale strano motivo tante persone pensano che le relazioni intime siano un po' come la sputacchiera. Avete presente una degustazione di vini? Vedi persone raffinate arieggiare con destrezza il vino nel bicchiere in un movimento circolare elegante che sembra la danza di Matisse? Annusano con stile, sperimentano da veri poeti in un sorso di vino campi sconfinati di fiori baciati dal sole, nettare portato con coreografie celestiali dalle api per creare questo aroma e questo gusto. Sembrano, quanto a eleganza, incarnare la primavera di Botticelli. E poi si girano verso la sputacchiera e ptù! Ecco, non ce l'ho con le degustazioni, ma volevo dare un'immagine di un contrasto grande che avviene nella vita di coppia. Sembra che il matrimonio sia una licenza per sprigionare la vipera che c'è in noi. Alcune persone sembrano consumare il loro lato dolce durante la luna di miele. Il resto del matrimonio lo passano come lupi che ululano alla luna. Fuori casa, molti sembrano Dr. Jekyll, mentre a casa emerge Mr. Hyde. Alcuni pensano che sposandosi abbiano il sacrosanto dovere di santificare l'altro crocifiggendolo. Le loro lingue sono strumenti di tortura degni di un museo dell'Inquisizione. Le parole taglienti e i toni accesi sembrano espressione di affetto infinito. Ora, l'infinito di affetto non è affettare, ma essere affezionato. L'affetto è un sentimento tenero, non un modo di tagliare. Esso ricompone una vita, non la fa a pezzi. È finezza, non una raffineria. Scopre l'affinità, non la forza. La coppia non è una sputacchiera. È un nido, un rifugio, uno spazio prezioso, chiese un discepolo al suo maestro. Qual è il pericolo più grande per la vita comune? La risposta decisa e lapidaria fu la familiarità. Familiarità è quando sei così abituato a una realtà che non te ne rendi più conto. Ci passi accanto, o peggio, ci passi sopra senza battere ciglio. Familiarità è anche credere di avere il diritto, anzi, il sacro e santo dovere di dire tutto quello che sentiamo o che ci ronza per la testa. A volte ci sentiamo dei gladiatori della verità e della sincerità, montiamo a cavallo della nostra prospettiva con l'atteggiamento di «al mio segnale scatenate l'inferno» e iniziamo a dire parole che stanno nell'aria per un secondo, ma nel cuore per tanto tempo e a volte per sempre. Poi ci lamentiamo che la vita di coppia vada a rotoli. Nel dire quel che si pensa, bisogna attenersi sempre alla regola di San Paolo. Fare la verità nella carità. Se non posso dirlo con amore, meglio tenerlo in pancia.